non c'è lezione, noi visiteremo il Museo della Specola. Quindi l'appuntamento è per le 11 in Piazza Pitti. Piazza Pitti è un po' vaga. Certo. In basso. Piazza Pitti. No, davanti al palazzo, perché poi andremo alla Specola, ma non andate al palazzo. No, alla fontanella d'acqua. Alla fontanella d'acqua, bravo. Magari dall'altra parte del marciapiede dice, spero ci sia l'ombra. Quindi l'appuntamento è alle 11 in Piazza Pitti, da lì poi andremo alla Specola. Quindi portate il libretto, perché l'ingresso è gratuito, essendo un museo dell'università, gli altri pagheranno il biglietto. Ecco, riprendiamo allora il nostro itinerario e siamo arrivati a un anno molto importante, che è il 1782. E l'anno 1782 è veramente straordinario, soprattutto perché Pietro Leopoldo prende una decisione clamorosa, una decisione destinata a suscitare una vasta eco, che è il massimo esempio del suo atteggiamento riformatore e del suo atteggiamento anche nei confronti del mondo della Chiesa. Voi sapete che la Chiesa esercitava un controllo molto stretto sulla morale pubblica, sulle pubblicazioni, ma in generale sull'attività di governo, attraverso un tribunale. Attraverso un tribunale che era stato perfezionato proprio negli anni della controriforma, cioè dopo il Concilio di Trento, dopo il 1563. Tribunale famosissimo, legato proprio a questa attività di controllo. Questo tribunale ha un nome che voi tutti conoscete, l'Inquisizione. Cioè l'Inquisizione cos'è? È un tribunale. Questo è bene sempre precisato, cioè un organo che controllava la conformità dei comportamenti, la conformità delle pubblicazioni e in caso contrario iniziava un procedimento di natura penale sostanzialmente. Bene, ogni capoluogo aveva un tribunale della Inquisizione. Quindi Firenze aveva un importantissimo tribunale dell'Inquisizione, aveva un carcere dell'Inquisizione, un carcere che era famoso, il carcere di Santa Croce all'interno del convento di Santa Croce. Ebbene, quale provvedimento prende clamoroso Pietro Leopoldo? Pietro Leopoldo da giovane si era formato su una lettura celebre, il testo di Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene. E cosa aveva sostenuto Cesare Beccaria? Che gli uomini dovevano giudicare le realtà terrene e che ogni altro giudizio spettava a Dio. Un reato non era un peccato. Fra reato e peccato c'era una differenza sostanziale. Chi si doveva occupare dei peccati? Dio, giudicando al momento della morte. Quindi ogni tribunale ecclesiastico non aveva giurisdizione civile nel giudizio di Beccaria. Quindi il tribunale della Inquisizione era un tribunale illegittimo, proprio perché si giudicavano dei comportamenti terreni che la Chiesa non poteva sanzionare
con pene e con procedimenti giudiziari. Quindi Pietro Leopoldo nel 1782 cosa abolisce? L'Inquisizione. Questo è un provvedimento, come voi potete ben capire, clamoroso, cioè l'autorità ecclesiastica non può più processare nessuno, solo l'autorità civile può processare, ma può processare soltanto in caso di violazione della legge, non per problemi di natura ecclesiastica. Quindi noi vediamo questa realtà incredibile nella Firenze di Pietro Leopoldo. 1782, abolizione del Tribunale della Inquisizione. Voi pensate alla vittima più celebre del Tribunale dell'Inquisizione, Galileo Galilei. Quindi sostanzialmente, se Galileo fosse stato nel 1782, non poteva venire processato, perché le affermazioni contenute in un testo non potevano essere oggetto di giudizio in un tribunale. Ecco, vedete, una rivoluzione. Naturalmente ci sono proteste da parte della Santa Sede, ma queste proteste non vengono tenute in nessuna considerazione. Anzi, l'operazione che viene condotta da Pietro Leopoldo è un'operazione molto complessa, molto raffinata, perché non solo si abolisce il Tribunale dell'Inquisizione, ma nello stesso 1782 si pubblica un libro destinato a suscitare un clamore ancora maggiore. Quale libro viene pubblicato? Ne è autore Francesco Becattini. E quest'opera come si intitola? Storia dell'Inquisizione in Italia. E cosa si vuol dire in questo testo? Beh, voi lo potete subito capire. Si attacca l'Inquisizione, si critica l'Inquisizione e si presentano gli aspetti negativi dell'Inquisizione. Quindi non solo nel 1782 Pietro Leopoldo abolisce il Tribunale dell'Inquisizione, ma attraverso l'intervento di Francesco Becattini, che è un poligrafo che scrive più cose, viene pubblicato il libro Storia della Inquisizione in Italia. Libro che avrà una interessante fortuna, perché questo libro dal 1782 sarà ristampato nel 1860 ancora per attaccare la Chiesa e Pio IX. Questa è l'edizione del 1860, che è identica all'edizione del 1782, ma vedete, certe opere, certi temi rispuntano ogni qualvolta la storia presenti delle opportunità. Quindi noi vediamo questo evento clamoroso. Francesco Becattini pubblica la storia dell'Inquisizione in Italia, in cui naturalmente si dipinge a fosche tinte il Tribunale dell'Inquisizione, in cui si presenta il caso Galileo come caso esemplare. E questo testo susciterà un clamore non meno grande. Quindi vedete l'operazione che viene condotta nel 1782. Attacco all'Inquisizione, cancellazione del Tribunale dell'Inquisizione, pubblicazione di un'opera da parte di Francesco Becattini per attaccare l'Inquisizione e vederne tutti gli aspetti negativi
nella storia italiana. C'era stato poi un caso esplicito che aveva coinvolto il padre di Pietro Leopoldo, quando nel 1739 Francesco Stefano era venuto a Firenze, era stato suscitato grande clamore per l'arresto di numerosi massoni, o perlomeno per il tentato arresto di numerosi massoni. Perché? Chi in realtà venne arrestato? Soltanto il segretario della loggia fiorentina, il poeta Crudeli, Tommaso Crudeli. E questo caso era stato un caso famoso perché Crudeli, da chi era stato arrestato? Dall'Inquisizione. Messo in quale carcere? Nel carcere dell'Inquisizione. Fu poi liberato proprio perché Francesco Stefano fece ogni pressione, essendo Francesco Stefano il massimo esponente della massoneria europea. Lui, lo stesso Granduca, era massone. Il Papa volle questa prova di forza, che però praticamente si trasformò in un episodio esaltato con grande clamore, ma marginale sostanzialmente per gli effetti sostanziali. Quindi c'era stato questo episodio famoso del 1739 e vedete, con un certo numero di anni di distanza si giunge a questo atto celebre, 1782. Quindi il 1782 è veramente un anno molto importante per i rapporti fra la Toscana e la Chiesa, ma soprattutto per l'affermazione di un principio, quello che lo stesso Beccaria aveva affermato, cioè che i tribunali ecclesiastici di fatto sono un arbitrio e che solo i tribunali civili, quelli regolamentati dall'apparato giuridico dello Stato, hanno piena dignità. Quindi noi vediamo Pietro Leopoldo prendere delle decisioni clamorose, ma Pietro Leopoldo sta meditando cose di più alto livello, di livello internazionale. Perché? Cosa si sta trattando? Si sta trattando l'indipendenza ufficiale di un nuovo Stato, di uno Stato che Pietro Leopoldo ha seguito passo passo attraverso un suo incaricato. E questo Stato che si sta formando è il primo Stato illuminista del mondo, dove sono gli Stati Uniti d'America. Sono gli Stati Uniti d'America. E Pietro Leopoldo chi ha inviato in America, nel Nord America? Ha inviato Filippo Mazzei, suo incaricato, che è sostanzialmente un uomo di raccordo fra Pietro Leopoldo, Jefferson in particolare, e Mazzei è una spia che riferisce a Pietro Leopoldo tutto quello che sta avvenendo e entra in contatto con Jefferson, entra in contatto con Washington, ma sostanzialmente proprio in questo momento cosa matura? Matura l'accordo, questa è la cosa più importante, matura l'accordo con l'Inghilterra, E questo accordo con l'Inghilterra quando viene ufficialmente firmato? Viene firmato nel 1783. Dove viene firmato? A Parigi. A Parigi noi vediamo i rappresentanti di quelli che diventeranno
gli Stati Uniti d'America, in particolare Benjamin Franklin, che partecipano a questo grande incontro internazionale. Nel 1783 l'Inghilterra riconosce ufficialmente l'indipendenza delle colonie nordamericane e quindi nel 1783 di fatto nasce un nuovo Stato che presto prenderà il nome di Stati Uniti di America. Ma Pietro Leopoldo è un grande politico, Pietro Leopoldo è un uomo molto fine nella diplomazia. E a questo punto cosa si deve fare? Si deve prendere atto che la pace viene progressivamente raggiunta nel 1783, che esiste un nuovo Stato che prenderà poi il nome di Stati Uniti d'America, con cui si stabiliscono subito dei rapporti molto stretti. Però cosa si deve fare? Si deve riprendere i rapporti con chi? Con l'Inghilterra. Con l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è stata messa da una parte per il sostegno che è stato dato ai futuri Stati Uniti. Ma ora che la pace è raggiunta, si deve recuperare il rapporto con l'Inghilterra. Come recuperare il rapporto con l'Inghilterra? Pietro Leopoldo è un uomo abilissimo, è un uomo di grande capacità internazionale. E chi utilizza? Utilizza un altro personaggio che apparentemente è un personaggio minore. Per i rapporti con i futuri Stati Uniti, Mazzei, Filippo Mazzei. E per i rapporti con l'Inghilterra invece chi si utilizza? Lorenzo Pignotti. Lorenzo Pignotti. Lorenzo Pignotti è una figura molto interessante. Un uomo di Figline Valdarno. Di Figline Valdarno. Pensate. E Lorenzo Pignotti non è onorato come si dovrebbe, perché è un uomo di caratura internazionale. Lorenzo Pignotti chi è? Un medico, si è formato a Pisa e ha una cattedra molto importante all'Università di Pisa. È professore di fisica a Pisa. Voi immaginate essere professore di fisica negli anni di Pietro Leopoldo, pieno illuminismo, dunque, e raggiungerà i vertici della carriera accademica. Lorenzo Pignotti sarà rettore dell'Università di Pisa, quindi un personaggio accademico influentissimo, Lorenzo Pignotti. E Lorenzo Pignotti è uno studioso di fisica e ha un pregio particolarissimo, perché per studiare bene fisica, per studiare le opere di Newton, cosa occorre? Conoscere anche la lingua inglese, e Pignotti parla correntemente inglese. Ecco dunque un personaggio molto interessante. E Pignotti chi è? In ambito pisano, ma anche in ambito fiorentino, perché gravita tra Firenze, Pisa, è il medico, perché è un medico, della comunità inglese a Firenze. Quindi un tramite eccezionale, perché gli inglesi si fidano di Pignotti e Pignotti, che parla la loro lingua, è un interlocutore straordinario. Ma Pignotti è un uomo poliedrico, perché è un medico
gli ho ricordato un suo trattatello di Lorenzo Pignotti di medicina per contadini. Lui scrive per volontà di Pietro Leopoldo un piccolo trattato di medicina per contadini. Ma, oltre a essere un medico, è un fisico. Studia lui soprattutto gli strumenti per la pressione dell'aria, un esperto di barometri. E poi lui aveva una passione molto interessante. Era un poeta, scriveva versi e aveva una passione particolare. Oltre a scrivere versi, scriveva favole in versi. Favole in versi per piccoli e grandi, ma erano soprattutto favole per grandi con una morale, degli insegnamenti di carattere universale. E lui compone alcuni poemi e a chi li dedica Pignotti? A esponenti della comunità inglese a Firenze. In particolare lui compone un poema sulla tomba di Shakespeare. Lui immagina di essere in Inghilterra, dove però non va, sulla tomba di Shakespeare, e evoca Shakespeare, quindi un poemetto perfetto per quella situazione. Si deve recuperare il rapporto con l'Inghilterra e cosa si studia? Si studia un modo per recuperare il rapporto con l'Inghilterra. E questo modo per recuperare il rapporto con l'Inghilterra a chi viene affidato? Viene affidato a Pignotti. E Pignotti cosa fa? Studia la storia americana, studia la storia della guerra di indipendenza americana e chi trova? Trova un morto illustre inglese, ma questo morto inglese, che si chiama Robert Manners, personaggio indubbiamente minore, questo Robert Manners, appartenente a una famiglia dell'aristocrazia inglese, come muore? Muore ucciso dalle truppe di Washington, o meglio muore in un combattimento navale, ed è dunque ucciso da quelli che reclamano la loro indipendenza. L'operazione che viene fatta da Pignotti per ordine di Pietro Leopoldo qual è? Celebrare un martire inglese che ha combattuto degnamente contemporaneamente alla nascita della indipendenza americana. Quindi noi vediamo un caso clamoroso per recuperare il rapporto con l'Inghilterra: un toscano celebra un martire della guerra di indipendenza americana inglese e gli dedica un poema. Vedete l'operazione che viene condotta, un'operazione machiavellica, un'operazione machiavellica. E chi è l'artefice di questa operazione? Pietro Leopoldo e Lorenzo Pignotti. Lorenzo Pignotti scrive in italiano, non è in grado di scrivere un poema in inglese, perché la cosa non è così semplice, perché lui conosca bene la lingua inglese, e questo Robert Manners viene celebrato
mentre combatte valorosamente, mentre difende i principi della libertà che l'Inghilterra ha sempre difeso. Ma vedete, un'operazione incredibile. Ma gli stessi americani lottano per la loro libertà e la loro indipendenza, ma in questo caso si difende anche l'Inghilterra, che nella sua storia ha sempre rappresentato un faro di libertà e di indipendenza. Quindi vedete, due pesi e due misure, veramente. Ma quale grande operazione viene fatta? È l'operazione più incredibile. Pignotti scrive il poema, questo poema verrà pubblicato nel 1785, cioè praticamente 2 anni dopo l'indipendenza, 1783 l'indipendenza, 1785 l'operazione viene completata e il poemetto viene pubblicato. Ma come viene pubblicato? Questa è l'operazione più incredibile. Viene affidato allo stesso stampatore di corte, Cambiagi, quello che nel 1781 pubblica la bellissima storia della Toscana di Galluzzi, che avete visto ieri, dedicata a Pietro Leopoldo. E lo stesso Cambiagi pubblica il poemetto dedicato a Manners. Ma come lo pubblica? Ecco l'edizione di Cambiagi. E questa è la cosa interessante. Come lo pubblica? Doppio frontespizio, vedete, italiano, inglese. Viene pubblicato in italiano e in inglese perché questo poemetto a chi deve arrivare? Deve arrivare all'Inghilterra e dire che la Toscana riconosce la grandezza, la magnanimità dell'Inghilterra e celebra non solo l'indipendenza degli Stati Uniti, ma anche chi ha difeso la libertà inglese in quella stessa circostanza. Quindi vedete, un'operazione incredibile. 1785, Pietro Leopoldo cosa fa? Pubblica in italiano e in inglese, perché quella operazione è un'operazione rivolta verso l'Inghilterra. Quindi questo personaggio, questo Pignotti, è veramente un personaggio poliedrico che in questo momento ha un peso straordinario. E quindi noi troviamo, per volontà di Pietro Leopoldo, la massima apertura internazionale. Non solo si pubblicano opere straniere in traduzione italiana, no, si pubblicano opere italiane, se è il caso, in traduzione inglese. E noi sappiamo che questa traduzione fu fatta da un inglese che era qui a Firenze, che si chiamava Robert Merry, e questo inglese, Robert Merry, era un grande studioso di lingua italiana che era venuto a Firenze in quegli anni per perfezionarsi nell'italiano e si presta a fare questa operazione, cioè a tradurre in inglese questo poemetto di Pignotti. E il poemetto di Pignotti è veramente un poemetto singolare, proprio perché Pignotti descrive in modo drammatico questa battaglia navale in cui Manners muore. Lui partecipa, Manners, a questa battaglia.
delle sublimi torreggianti prore squarcian sui duri fianchi, ove con rauco sibilante stridor s'apron la strada fulminei globi. Fendonsi sdruscite scivolando le vele, e dipendente ciurma ripieni con terribil scoppio cadono, come se dal folgor tronchi gli arbori, e stampan sull'amico piano di membra infrante cruda ombra di morte. Fischian le rotte schegge e volan mille alle recise membra e perfumosi aerei campi di sanguigni spruzzi traggon terribil traccia. Rubicondi rivi di morte grondan sui spalmati neri fianchi a cui intorno il flutto ondeggia atro di rosse spume. Vedete, una descrizione incredibile di questo poeta, che in realtà non è un poeta, è un professore di fisica, è un medico che però si presta abilmente a questa operazione. Quindi vedete come Pietro Leopoldo sia così abile da affrontare entro pochi anni temi incredibili. Poi vedete l'attacco alla Chiesa, 1782, abolizione del Tribunale dell'Inquisizione, pubblicazione di un'opera sull'Inquisizione, nell'83 si cerca di ristabilire nuovamente i rapporti con l'Inghilterra, si concentra questa operazione, nell'85 l'operazione va in porto, noi troviamo la celebrazione di Robert Manners, Robert Manners che era stato onorato naturalmente dall'Inghilterra, perché se noi volessimo andare a trovare Robert Manners, dove è sepolto Robert Manners, considerato allora un eroe? Nella chiesa di Westminster, nella chiesa, e ancora c'è la tomba di Robert Manners. Quindi vedete come questo soggetto sia stato studiato attentamente per questa operazione. Quindi quando noi vediamo questi personaggi, noi dobbiamo considerarli veramente. E la fama di Pignotti crebbe enormemente. Le sue novelle si diffusero ovunque. E Pignotti cominciò ad essere apprezzato non solo come medico, non solo come fisico, ma anche come poeta, naturalmente, soprattutto per queste sue novelle. Tanto che si verificò a breve distanza un episodio davvero singolare, perché se noi vogliamo vedere la grande fortuna poi di Pignotti, dobbiamo arrivare a un momento in cui Pietro Leopoldo non c'è più, nel 1796. Cosa succede nel 1796? C'è una celebre campagna in Italia di un giovanissimo generale, per metà francese e per metà italiano, che si chiama Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte sbaraglia piemontesi, austriaci, arriva fino a Bologna e riceve un ordine. Napoleone Bonaparte, quale ordine? Occupare Livorno per danneggiare i commerci e i traffici dell'Inghilterra, nemica della Francia. Il Granduca Ferdinando III, figlio di Pietro Leopoldo, teme per Livorno. E cosa fa? Manda a Bologna tre ambasciatori per chiedere a Napoleone di non occupare Livorno o per giungere a un accordo.
Quindi nel 1796 noi vediamo questo episodio interessante per la storia toscana. Il tentativo di fermare la Francia rivoluzionaria, di non farla arrivare a Livorno. E vengono mandati però 3 ambasciatori. E chi sono? Il marchese Manfredini, uomo di corte, figura importante. Il principe Corsini, esponente della grande aristocrazia fiorentina. E poi chi c'è? Ecco il punto. Lorenzo Pignoni. Quando Napoleone riceve, si fa dire in anteprima da un suo segretario chi sono questi ambasciatori che vengono da lui, Manfredini, Corsini, poi sente il nome di Pignotti, Napoleone. La porta si apre, ecco Napoleone, e Napoleone dice: chi è Pignotti? Voglio conoscerlo personalmente. Uno dei miei generali mi legge sempre le sue novelle la sera per farmi passare meglio il tempo. Napoleone conosceva le novelle di Pignotti nel 1797. Vedete, incredibile. Poi aggiunge Napoleone: mio fratello Giuseppe, il fratello di Napoleone Giuseppe, aveva fatto l'università a Pisa, aveva fatto giurisprudenza, ma come spesso avveniva, questi studenti seguivano le lezioni dei professori più famosi. E Napoleone dice a Pignotti: mio fratello ha ascoltato con entusiasmo le sue lezioni. Per cui il Manfredini e il Corsini non vengono degnati di nessuna attenzione, solo Pignotti è il personaggio. Per cui Manfredini e Corsini dicono a Pignotti: parla te, sei l'unico in grado. E naturalmente Pignotti, che è poi un uomo molto abile, parla a Napoleone, ma Napoleone gli dice chiaramente: gli ordini sono ordini, l'unica cosa che io posso garantire è di non passare da Firenze. Firenze non sarà toccata, andremo a Livorno passando da un'altra parte. Quindi vedete la fama di Pignotti, che comincia con questa operazione in Inghilterra, diventa addirittura una fama legata a Napoleone. E se voi volete visitare Pignotti, Manners dove lo trovate? A Westminster. E Pignotti dov'è? Santa Croce. Al cimitero monumentale di Pisa. Perché accanto al Duomo di Pisa e al Battistero, di lato c'è questo grande cimitero monumentale, e lì chi trovate? Pignotti, che ha una bellissima tomba ancora oggi rimasta intatta. Quindi pensate a questo personaggio di Filine Valdarno, che è un personaggio importantissimo in questo momento. Pietro Leopoldo è estremamente attento sempre ai problemi della salute, e c'è un problema sempre presente, sempre assillante, una malattia terribile, imperversa, una malattia che non si riesce mai a arginare, che provoca terribili dolori, morti, spasimi atroci. E questa malattia è la malattia venerea più famosa, cioè la sifilide. E tutte le pubblicazioni relative alla sifilide sono studiate, esaminate, perché si spera sempre in un progresso in questo campo. Grande successo ha l'opera di un napoletano che è uno dei medici più celebri in questo momento,
un personaggio che avrà un ruolo storico poi molto importante, ed è Domenico Cirillo. Domenico Cirillo. Domenico Cirillo nel 1783 pubblica questo libro, Osservazioni pratiche sopra la Lue Venerea. Osservazioni pratiche sopra la Lue Venerea. E naturalmente questo libro è stampato a Napoli. Ci sono dei rapporti strettissimi fra Napoli e Firenze, soprattutto per una circostanza che è bene sottolineare. Chi è? Prego. Scusi, puoi ripetere il titolo dell'opera? Osservazioni pratiche intorno alla Lue Venerea. Osservazioni pratiche intorno alla Lue Venerea. Perché ci sono dei rapporti strettissimi con Napoli? Perché il re di Napoli, Ferdinando IV di Borbone, chi ha sposato? Maria Carolina d'Asburgo-Lorena. E chi è Maria Carolina d'Asburgo-Lorena? La sorella di Pietro Leopoldo. Quindi noi vediamo Maria Carolina d'Asburgo-Lorena sposata con Ferdinando IV di Borbone, e i rapporti quindi fra Napoli e Firenze sono dei rapporti strettissimi. Lo stesso Pietro Leopoldo fece un viaggio a Napoli per visitare Napoli, per visitare quella realtà, e questo stabilì ancora rapporti più stretti. Quindi l'opera di Domenico Cirillo, che è un'opera dedicata alla Sifilide, ebbe grande risonanza in Toscana. Cirillo sostiene ancora l'importanza della cura con il mercurio, perché allora la cura contro la sifilide era soprattutto affidata al mercurio. Ma voi avrete visto qualche volta il mercurio, come viene chiamato il mercurio? Argento vivo. Se qualche volta si è rotto un termometro, voi avete visto questo metallo che scappa. E come fare a curarsi con il mercurio? Il mercurio veniva impastato in un certo modo e veniva spalmato sul corpo attraverso pomate. Attraverso pomate, e il problema del mercurio è un problema gravissimo, perché il mercurio è un prodotto velenoso, tossico, e il mercurio produce un'altra terribile malattia, cioè l'intossicazione da mercurio. Come si chiama? Voi sapete che la lingua greca spesso è presente nel mondo della cultura, ma soprattutto nel mondo della medicina. E come viene chiamato comunemente il mercurio? Argento vivo. È come un argento d'acqua, come un argento che scappa, che scorre. E con il termine greco come viene chiamato? Idrargirion. Idor in greco vuol dire acqua, da qui il termine idrico. Argirion, argento. Quindi idrargirion, argento vivo, argento come acqua. E l'intossicazione da mercurio come si chiamerà? È un termine ancora più lungo, idrargirismo. Idrargirismo. E l'intossicazione da mercurio come si manifesta? L'intossicazione da mercurio si manifesta con un tremore sempre maggiore, cioè chi è intossicato da mercurio è sempre tremolante, sempre più tremolante.
Quindi chi è intossicato gravemente da mercurio, per esempio, facendo l'esempio più banale, non può bere un bicchiere d'acqua o di vino, perché se lo rovescia addosso, facendo un movimento costante. Quindi cosa può fare? Può solo bere tenendo un bicchiere fermo con una cannuccia. Soprattutto cosa non può fare più? Non può più scrivere, non può più abbottonarsi un bottone perché non gli sfugge. Quindi l'intossicazione dal mercurio è un'intossicazione gravissima. Questi poveri malati di sifilide il più delle volte, proprio per questa terapia, prendevano l'intossicazione dal mercurio. Anche perché queste pomate erano con dosi massicce di mercurio e questo mercurio veniva assorbito dalla pelle. Naturalmente chi era colpito realmente nel modo più grave dall'idrargirismo, dall'intossicazione da mercurio? Tutti gli operai che lavoravano all'estrazione del mercurio, perché il mercurio è presente per esempio anche in Toscana, nella zona delle colline metallifere, massa marittima per intendersi, e viene ricavato dal cinabro. Il cinabro è molto comune in quella zona. Se il cinabro viene cotto, viene lavorato in modo da estrarre il mercurio che contiene, si ottiene un quantitativo discreto di mercurio. Ma naturalmente in questi passaggi, in queste operazioni, gli operai cosa respiravano? Tutti i vapori di mercurio, e la vita di un operaio addetto al mercurio era di circa 40 anni, perché le persone morivano proprio per questa intossicazione dal mercurio. Ma aveva un effetto sulla sifilide? No. Ah, ecco, perché aveva un effetto molto, molto modesto. Aveva un effetto molto modesto, però si riteneva che fosse. Purtroppo per la sifilide non c'erano terapie, c'erano palliativi, come appunto l'uso del mercurio. La sifilide è stata vinta soltanto dalla penicillina. Quindi praticamente solo nel 1945, di fatto. Dunque molto importante però l'opera di Cirillo, perché quest'opera è un'opera che riporta tanti casi concreti, tanti casi pratici. Però la sifilide è una malattia subdola, terribile, e quindi molti credevano, per esempio, come dice lei signora, che il mercurio avesse effetto, perché la sifilide si manifesta in modo spaventoso dopo l'infezione, dopodiché può scomparire. Una persona torna in buona salute apparente, questa buona salute può durare anche qualche anno, ma la sifilide lavora nell'interno del corpo e rispunta poi successivamente. Quindi se veniva fatta la terapia mercuriale, dopo poco si vedeva che la persona stava meglio, tutti pensavano successo, ha avuto buon esito. In realtà tutto poi l'avrebbe fatto comunque. A distanza di tempo si manifestava di nuovo. E Pietro Leopoldo a chi si rivolge per cercare di curare meglio queste forme venere? Si rivolge a un medico di Empoli, che farà poi una brillante carriera tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. E questo medico, molto abile, molto capace, che valorizza anche gli studi di Cirillo, si chiama Vincenzo Chiarugi. Se qualcuno è pratico di Empoli, il centro di Empoli ha la via principale, che è appunto dedicata a Vincenzo Chiarugi. E Vincenzo Chiarugi è stato un medico molto importante, un medico d'avanguardia,
soprattutto perché questo medico studia le malattie venere. Allora però non venivano chiamate malattie venere, perché il termine Venere, la dea dell'amore, è un termine latino. Venere è la dea dell'amore. Ma per i greci qual era la dea dell'amore? Afrodite. E quindi queste malattie come venivano chiamate? Non malattie veneree, ma malattie afrodisiache. Oggi è rimasto il termine afrodisiaco soltanto per un eccitante sessuale, mentre un tempo veniva usato per le malattie. Quindi Chiarugi si specializza sempre più in malattie afrodisiache, ma queste malattie afrodisiache hanno spesso delle conseguenze sulla pelle. Quindi Chiarugi, come del resto anche Cirillo, come vengono definiti oggi? Questi medici come vengono chiamati oggi? Dermatologi, sono dei dermatologi, sono degli studiosi delle malattie della pelle. Oggi noi siamo rigidi, se uno parla di dermatologia, ecco tutto un mondo che siamo. Allora erano medici che curavano tutti questi aspetti e si specializzavano in un settore. Vincenzo Chiarugi è il Cirillo toscano e diventerà celebre Vincenzo Chiarugi perché gli verrà affidato un ospedale che Pietro Leopoldo vuole potenziare il più possibile proprio per curare questo genere di malattie, un ospedale che è qui vicino, che è oggi sede della Questura di Firenze, cioè l'ospedale di Bonifazio, qui in via San Gallo, dove siamo passati, e l'ospedale di Bonifazio, con l'intervento di Chiarugi, diventa sempre più uno ospedale specializzato in quelle che oggi noi definiamo malattie dermatologiche, cioè un centro per curare tutte le malattie della pelle e ovviamente le malattie venere. Però, qual era il grave problema della sifilide? La sifilide penetra attraverso rapporti sessuali, si diffonde nel corpo, rispunta gradualmente e a distanza di anni attacca la struttura scheletrica, attacca soprattutto le ossa, mangia le ossa, si riconosce benissimo un morto di sifilide dalle sue ossa, perché sono ossa mangiate, sono ossa che presentano gravi lesioni, per cui dolori fortissimi, disturbi generali. Ma fra le ossa attaccate dalla sifilide cosa c'è? Il cranio. Quindi il cranio di un sifilidico voi lo riconoscete immediatamente perché è bucato. L'osso è bucato. Quindi, essendo leso il cranio, cosa viene leso contemporaneamente? Il cervello. Quindi i sifilitici divenivano tutti pazzi e venivano quindi ricoverati in quelli che noi chiamiamo oggi ospedali psichiatrici. Questo è stato un problema gravissimo, voi capite, fino al 1945, dopo la cura della sifilide ha creato profonde differenze. Per questo voi potete dire, ma perché gli ospedali psichiatrici sono stati aboliti in Italia? Come voi sapete, gli ospedali psichiatrici sono stati aboliti. Ma perché sono stati aboliti? Prima di tutto, con la fine della sifilide,
la popolazione dei manicomi è crollata. Con l'introduzione più recente degli psicofarmaci il problema è stato risolto, cioè non occorre più chiudere persone ma semplicemente curarle e dare dei farmaci che attenuano i sintomi della loro patologia. Per questo è stato ritenuto inutile chiudere, se non in casi temporanei o gravissimi, una persona. Poteva benissimo vivere insieme agli altri, cercando di integrarsi con gli altri, perché curata seguiva. Però questo è stato un lungo processo, vedete, un lungo processo farmacologico, grazie a nuove terapie. Chiarugi, qui a Bonifazio, si scontra con questo problema. Dunque Chiarugi, che è un medico di grande intuito, di grande capacità, cosa fa? Unisce i due aspetti, cura le malattie della pelle, cura la sifilide e si rende però conto che il problema manicomiale, il problema dell'alterazione mentale è un problema esistente, e allora contemporaneamente lui è uno che si occupa di dermatologia e uno che si occupa di quella che noi chiamiamo oggi psichiatria. Si occupa delle malattie mentali, perché si rende conto che il nesso malattia dermatologica, malattia venerea, malattia mentale è molto stretto. E difatti Chiarugi creerà a Bonifazio un reparto dermatologico e un reparto psichiatrico, e si renderà conto che questi malati sono dei malati, perché prima non esistevano veri e propri reparti psichiatrici. I malati di mente venivano incatenati, se davano in escandescenze venivano bastonati o, per calmarli un po', ricevevano dei secchi d'acqua ghiaccia addosso. Non esisteva altra terapia, se si vuol dire una terapia. Quindi erano persone trattate in modo brutale. Con Chiarugi, quindi con Pietro Leopoldo, si incomincia a avere una maggiore considerazione per questi malati, che vengono finalmente considerati dei malati. Quindi molto importante l'opera di Cirillo, perché l'opera di Cirillo richiama l'attenzione sulle malattie venere, richiama l'attenzione di Pietro Leopoldo e stimola poi ancor più gli studi di Chiarugi, che avranno una ricaduta molto importante, e Chiarugi sarà considerato il primo psichiatra, tant'è vero che il grande manicomio fiorentino a chi era intitolato? A Vincenzo Chiarugi. Cioè, per chi è fiorentino, San Salvi, il grande manicomio, una città manicomiale, più di 3.000 degenti, 3.000 degenti, una cosa spaventosa, questo ai primi del Novecento, ai primi del Novecento. E a chi era intitolato questo grande ospedale composto di tanti padiglioni separati? A Vincenzo Chiarugi, proprio perché Chiarugi era stato l'antesignano di questi studi. Quindi molto interessante questo aspetto. Ma vediamo in questo periodo sempre alcuni provvedimenti di Pietro Leopoldo. Pietro Leopoldo è un uomo che ama la scienza, ma è un uomo anche di grande umanità, e talvolta prende anche delle decisioni che possono apparire rischiose proprio per umanità.
Ne vediamo un esempio in questo bando del 4 ottobre 1783. Vedete, siamo sempre nello stesso momento. 1783, 4 ottobre 1783. E affronta Pietro Leopoldo un'altra gravissima malattia, perché le persone morivano per lo più di quale malattia? Di tubercolosi. La tubercolosi era un'altra malattia incurabile. Le persone prendevano freddo, si bagnavano, specialmente in inverno potevano avere una bronchite. Questa bronchite non poteva venire curata, ci si affidava alla bontà della natura, si trasformava in una infiammazione polmonare, polmonite, e se non veniva curata, specialmente in soggetti più deboli, tubercolosi. E la tubercolosi cosa fa? Scava caverne dentro. Quindi voi potete solo capire gli effetti spaventosi di questa malattia. E qual era il segno conclamato di questa malattia? Era la cosiddetta emottisi. Emottisi, ancora una volta, vedete, è un termine greco. Sangue in greco si dice aima, ma comunemente emo, e tisi, tisi. E questo è un termine molto interessante, perché come si dice in greco sputare? Il greco ha dei verbi che hanno un suono che ricorda l'azione. C'è un termine molto dotto, sono verbi onomatopeici, che nel nome ricordano la funzione, onomatopeici. Quindi, se voi pensate a uno sputo, come si dice in greco? Ciuo. Ciuo. Sentite il suono di uno sputo. E quindi questo come si trasforma? Quindi tisi, tisi, cos'è la tisi? È la malattia dello sputo. Vedete? La malattia dello sputo. Ma la manifestazione più terribile di questa malattia qual era? L'emotisi. E quindi sputare sangue. Il malato di tubercolosi grave si riconosce subito perché sputa sangue. Perché sputa sangue? Ma perché la malattia ha aperto delle caverne polmonari, quindi nella respirazione il sangue penetra, arriva ai bronchi, si espelle. E cosa si espende? Si espende muco, sangue, ecco la fase grave della malattia, l'emotisi. Molti morivano di tubercolosi. La tubercolosi ha infierito fino a quando? Siamo alle solite. Fino al 1945. Perché chi ha distrutto la tubercolosi? La penicillina, cioè il farmaco benedetto che ha realmente cambiato la nostra vita. La penicillina ha cambiato la vita delle persone. Noi dovremmo sempre ringraziare Fleming che ha fatto questa scoperta clamorosa, clamorosa. Quindi la sifilide, la tubercolosi sono sparite completamente. E di cosa si preoccupa Pietro Leopoldo nel 1783?
non ce ne viene niente. Era stata pubblicata una norma da suo padre nel 1754. E cosa era stato stabilito? Si temeva sempre il contagio. Oggi non esiste più questo problema della tubercolosi, se non in casi ristretti. Chi è malato di tubercolosi? Molti immigrati. Ma la tubercolosi è stata completamente vinta, diciamo, nel mondo occidentale. Però allora la tubercolosi era sempre incombente, e cosa si temeva? Si temeva sempre il contagio. E nel 1754 Francesco Stefano cosa aveva disposto? Che quando c'era qualcuno in una casa morto di tubercolosi, tutta la sua roba doveva essere bruciata, tutta la sua roba doveva essere distrutta. Quindi moriva uno tubercolosi, la sua camera, i suoi mobili, i suoi vestiti, le coperte, tutto doveva essere bruciato. Naturalmente per persone abbienti non era un problema, ma per persone povere che avevano spesso solo quelle cose, il problema era gravissimo. E quindi Pietro Leopoldo cosa dice? Sua Altezza Reale persuasa che il disposto del novembre 1754 sopra i malati di etisia, così veniva anche chiamata la tubercolosi, sia soggetto di amarezze, disgusti e vessazioni, e che ciascheduno nel suo particolare sarà sollecito di usare le cautele necessarie per garantire sé ed il pubblico dalle supposte triste conseguenze di simili malattie, ha ordinato la revoca del detto editto. Vuole e comanda che i ministri desistano dal fare gli spurghi delle robe state ad uso delle persone morte etiche e di medici e chirurghi dal fare le denunzie. Quindi, cosa vuole Pietro Leopoldo? E quindi, attraverso questo bando noi vediamo tante cose. I medici e i chirurghi dovevano denunziare chi moriva di tubercolosi, dopodiché interveniva il magistrato e bruciava tutto. A questo punto Pietro Leopoldo comprende che per tanti poveri questa situazione sia gravissima e dice che ciascuno deve rendersi conto da sé. Se queste cose sono pericolose o meno per la salute pubblica, e quindi ordina che non ci sia più denunzia dei morti di tubercolosi e che non siano bruciate le loro cose. È però un rischio che Pietro Leopoldo corre per questo suo spirito di umanità e perché tanti, tanti hanno fatto presente questa realtà. Il problema è stato vivissimo fino a non molti anni fa, appunto fino al 1945. Tantissimi lavoranti che spesso a casa operavano nel settore del cucito, per esempio, erano tubercolosi e c'era sempre il problema: ma le cose cucite da un tubercoloso sono sane oppure presentano dei problemi? Cioè, tutto sempre era, perché poi la tubercolosi si ramificava purtroppo all'interno delle famiglie, spesso al di là del ceto sociale,
anche famiglie di altissimo livello avevano malati di tubercolosi, il cosiddetto mal sottile. E c'è in questo periodo un altro bando molto interessante, Pietro Leopoldo cura l'apertura e la chiusura delle porte di Firenze. È un bando molto interessante del 1784. Regolamento per l'apertura e la chiusura delle porte. Quello che noi oggi vediamo è un privilegio. Noi non ci rendiamo conto dei privilegi di cui godiamo, della nostra libertà. Per esempio, noi siamo a Firenze, entriamo, usciamo a qualunque ora del giorno, della notte, nemmeno concepiamo lontanamente l'idea di non poter uscire da Firenze. Ma era così nel passato? Assolutamente no. Cioè le porte delle mura della città venivano chiuse la notte. Poteva una persona uscire da Firenze di notte? No. Poteva entrare una persona di notte? No. Per farlo ci voleva un permesso speciale, bisognava avere una giustificazione per fare questa operazione. Altrimenti tutto era chiuso. E difatti c'è questo regolamento. E cosa ci dice Pietro Leopoldo? Le sei porte principali della città. E ci dice quali sono. Le sei porte principali della città. Quali erano? San Frediano, Porta a Prato, Porta alla Croce, San Gallo, questa, San Pier Gattolini, oggi nessuno sa San Pier Gattolini, e Porta Romana, Porta Romana si chiamava San Pier Gattolini, San Niccolò. Ecco le sei porte principali: San Frediano, Porta a Prato, Porta alla Croce, Piazza Beccaria, per intenderci, San Gallo, San Pier Gattolini, Porta Romana, San Niccolò. Queste porte, quando venivano aperte un'ora e mezzo dopo l'alba. Un'ora e mezzo dopo l'alba. Quindi c'era l'alba, la porta ancora non veniva aperta un'ora e mezzo dopo l'alba. Cioè quando i ministri della dogana possono distinguere le qualità e specie delle monete per la riscossione delle gabelle. Praticamente era troppo buio, si vedeva male e quindi le porte non venivano aperte. Vedete, singolarissima questa cosa. E che quando invece venivano chiuse dopo l'Ave Maria della sera, dopo l'Ave Maria della sera. Quindi c'era il tramonto del sole, si recitava l'Ave Maria e poco dopo veniva chiusa la porta. Quindi vedete che l'apertura era un'apertura molto modesta, tutto sommato, cioè un'ora e mezzo dopo l'alba e praticamente poco dopo il tramonto, poco dopo il tramonto. E
e questo è molto interessante perché proprio ci fa capire come la vita fosse regolamentata. Le persone non potevano muoversi liberamente, c'era proprio l'apertura e la chiusura delle porte che segnava i traffici, i commerci, gli abitanti. Per questo c'era un detto a Firenze, che forse qualcuno di voi ha sentito: essere alle porte con i sassi. Essere alle porte con i sassi voleva dire essere all'ultimo minuto, perché che facevano questi che camminavano e si sforzavano di arrivare prima della chiusura? Se proprio non ce la facevano, cominciavano a tirare qualche sasso alla porta per dire che c'erano, che sarebbero arrivati, capito? Ecco essere alle porte con i sassi, avere i sassi in tasca pronti a tirarli per dire ci siamo, non chiudete tutto ancora perché arriviamo. Vedete, talvolta ci sono queste curiosità. Bene, io mi fermo qui. Allora vi ripeto che l'appuntamento è per domani alle 11 in Piazza Bitti.